Ehi, nuova arrivata! Vuoi che ti porti i libri, Baby? Mio nome non è Baby. Io chiamare Abby. Non posso credere che dobbiamo già tornare a scuola. A me piace tornare a scuola con i misteri e le avventure. Quest'anno sarà di certo elettrizzante. Perché sono così piccoli questi cosi? È lo stesso armadietto dell'anno scorso. Sì, ma adesso ho tutto un guardaroba pieno di vestiti nuovi. Poi c'è anche il trucco, le scarpe, anche le borse tutte abbinate. I libri? Forse i quaderni? Se rimane spazio. Serve una mano? Là. Oh, sei così forte. È il gossip spaventoso. Oh. Ragazza nuova ghiaccia il cuore dell'infuocato It. Mi chiedo chi sia. C'è tempo per le nuove arrivate? Giusto. Ehi, anche io ero nuova. Oh, muoio dalla voglia di sapere chi ci sarà a mostro biologia. Qualcuno ha visto Laguna? Hai ragione, Giulia. Probabilmente sta con Jill. Non si saranno visti tutta l'estate. Mi sono preso la libertà di iscriverti a tutti i corsi di matematica avanzata che il nostro istituto può offrire. Non so che non saprei rinunciare a questa sfida. Ciao, Torelei! Come hai passato le vacanze estive? Oh, già! Non le hai fatte perché eri impegnata al campo vacanze di matematica per tutto il tempo. Siete state voi che mi ci avete mandata falsificando i risultati degli esami. Vi sta proprio bene. Voi volevate distruggere la nostra squadra di terror leader. E chi dice che smetterò? Comunque non è che abbia imparato qualcosa in quello stupido campo vacanze. Dimmi la radice di 568. 32,832. Ehi! Guarda, che succede? Jill, i suoi erano così arrabbiati con lui che l'hanno mandato in un'altra scuola! Laguna! Ehi, Jackson! Oh, ehi, Frankie! Mi sei mancato alla festa! Sì, volevo venire, ma mi sono dovuto lavare i capelli! Ehi, nuova ragazza, sono i nostri posti! Io resto! Ma lo sai con chi stai parlando? Con lingua tagliente più di rasoio! Oh! Seduti ai vostri posti, ragazzi! Aprite tutti il libro di testo a pagina 1. Ma... ehi! Claudine aveva ragione sulle nuove arrivate. Tu vuoi la sfida? Io accetto la tua sfida. Oh. Voi due andate immediatamente dalla preside! Adesso! Non ci posso credere, non mi sono mai cacciata nei guai prima d'ora. Tu non hai paura? Tu hai iniziato a tirare palla nevosa per prima. Preside fa cadere sua punizione su di te. Ma non è colpa mia, qui deve esserci stato solo un grosso malinteso. Sì, io capisco tutto molto bene. Sicura che tu vorresti guerra con Abby? Tu avrai guerra. Non assolutamente tollerare questo tipo di comportamento. La Monster High si distingue per i suoi alti livelli di integrazione, tolleranza e accoglienza. Per farvi comprendere questi valori fondamentali, passerete tutto il resto della giornata legate insieme. Cosa? Non possibile. Questi bracciali magici vi terranno legate. Dovrete stare a meno di un metro di distanza fino alle 3 di oggi pomeriggio. Passerete ogni secondo della giornata insieme fino ad allora e penso imparerete una lezione di vita. E se noi allontaniamo più di un metro? Sarà la volta dell'aula studio dei compiti senza fine. Oh, dei demoni di fuoco devasteranno le vostre case, ma soprattutto ci sarà l'aula studio dei compiti senza fine. Ok, essere cucita a te non è proprio il massimo che speravo, ma cerchiamo di sorvolare insieme. Dimmi una cosa, perché mi hai tirato la palla di neve? Non capisco, cioè, cercherò di capire, sono molto comprensiva, è un mio talento. Questo io non capire. Questa Frankie fa molto buona ragazza. Ma allora perché dice questa bugia a me? Era tu che hai istigato tutto. Beh, immagino che non vorrai dirmelo, ne parleremo più tardi. Allora, da dove vieni? Da cime di Himalaya. Bello! Quale cima? Non credo che tu puoi sapere questo. Ok, è bella la tua collana? Queste chiacchiere amichevoli non serve con me. Persone qui da voi parlano troppo o troppo poco. Qualche volta meglio chiudere bocca ed essere muti. Wow, che cafona! Ma io non sono cafona. Aiuto lei a risparmiare fiato. Che confusione, a Frankie io già non piaccio per niente. Ora dobbiamo andare in classe. Hai ragione, non possiamo fare ancora tardi, altrimenti finiremo nei guai. Andiamo? Piacerò più a lei se mostro un modo più efficace di arrivare presto in classe. Ehi, aspettami, dobbiamo stare vicine! Stop! Io fa! No, l'hai rovinato! Come posso berlo? Ma così che noi beve in montagna, è il meglio. Io sperava che a lei piace. Ciao, Baby! Cioè, Abby! Non mi sono riuscito a presentare prima. Burns. Heat Burns. Wow, che mani fredde! Ma ci penso io a scaldare il tuo cuore congelato.
sono ghiacciate le labbra! Questo It è come ghiacciolo che crede se stesso Iceberg. Ah, è fatto così... E suppongo? Sì, fai bene a scappare! Non ti ho detto quanto mi fa arrabbiare il rosso! Regole dicono che non correre in corridoio. Tu ho capito, Torro? Ora via! Wow, mi hai salvato gli elettrodi un attimo fa! Non è problema per me. Ehi! Vieni con me! Adesso pranzo. Tutte le mie amiche sono nella sala da sbrano. Non devono vedermi con lei. Ah, e Abby? In montagna non inizia nuova amicizia con mangiare. Ah, sai una cosa? Di solito mi siedo fuori da sola. Ehi, Frankie, siamo qui. Oh no. Fare a colpo su di loro con mia grande abilità di osservazione. Sono tutte molto piacenti. No, troppo ovvio. Vediamo cosa dire. Tue sopracciglia come capra di montagna. Tu piccola come il piccolo yak. Questo vestito penso che tu porta molto male. A che ora vi potete togliere questi strani bracciali magici? Le 3. La gara di Laguna è alle 2 e le serve tutto il sostegno morale che le possiamo dare. Tu e la tua amica glaciale fareste meglio a non venire. Ho provato tutto il giorno ad essere carina con te e tu fai la cafona con le mie amiche. Mi hai tirato una palla di neve senza motivo, ma che cosa ti ho fatto? Io provo tanto a cercare di fare amicizia con loro. Forse io non può avere amici miei qui. Ma stai piangendo? Essere triste è cosa strana? Beh, sì, sembri così fredda. Non pensavo ti importasse qualcosa o che avessi delle emozioni. E invece sì. Io devi andare in bagno. Ah, devi piantarla di fare così. Avete visto che la nuova arrivata e Frankie sono state legate magicamente? Non si sono neanche accorte che sono stata io a tirare la prima palla di neve. Adesso dobbiamo vendicarci anche del resto delle Terror Leader. Attenta, sarebbe stato imbarazzante. Ho un'idea. Quando Clio e le sue amiche andranno a parlare con Laguna dopo che sarà finita la gara di nuoto, ci avvicineremo e le spingeremo in acqua. Faranno una figura davvero orribile. Si pentiranno di essersi messe contro di me. Andiamo. Oh, senti, mi dispiace di averti accusato per la palla di neve. Dovevo immaginare che fosse colpa di Torelai. È sleale, verrai con me ad avvertire le mie amiche? No. Come? Perché? Perché io ho piano migliore. Non dovete correre. È bagnato. Wow, che bella gara, Laguna! Grazie per il supporto. Ehi, dov'è Frankie? Non poteva venire, era molto impegnata. Pronte? Veramente grandioso! Grazie, Abby. So che posso sembrare te gelida, ma dal luogo dove vengo io aria è molto poca. Non possiamo sprecare fiato con molto belle chiacchiere. È nostro normale modo di fare. Sembra che non sei più legata tanto con me. Io adesso dovrei andare via. Ehi, aspetta, stavamo andando al centro mostro commerciale per berci una cosa. Ti va di venire? Questo piacerebbe a me, proprio molto. Ehi, sono in ritardo per l'allenamento. Ci resta una chiave, che facciamo? Dobbiamo ancora controllare un armadietto. Apriamo subito l'ultima porta segreta e ci vediamo al ballo con i vostri nuovi look. Andiamo! Se mai cerchi l'energia, tu potrai trovarla qua, in questa barretta magica. Quando gioco a casketball, bevo e mi ricarico, e perciò in campo sono sempre il top. L'ingrediente per un mostro party. Un cappuccino se gelato sa darti una gran carica. Elettrizzante poi l'effetto che fa. In piscina non
portato i vostri ai coffin? Abbiamo appena ricevuto un invito davvero imperdibile all'apertura della nuova boutique. Che stiamo aspettando? Andiamo! Che stile che ho, ma che super look. Ho la libertà di essere ciò che mi va. Guarda qua che cos'ho, è un anello da urlo. Andiamo! Dai, scattiamoci una foto, pensa in modo positivo. Stiamo generando gentilezza con il nostro modo. Direi di sì. Resta così. Che meraviglia. Alla grande. Adoro quella borsa. Restare sempre se stessi rende unici. Cool. Che bello essere cool. Ti dico Icy Beats in boutique. Bello essere cool. Non vedo l'ora di tornare. Come festeggi Halloween se già sei un mostro? Questa mia silhouette si trasforma alla luna. Ululiamo perché questa notte è la nostra. Zanne fuori, avanti vampiri. Ma niente panico, non ti morderò. Vita elettrizzante più che mai, questa notte è qua per noi. Dolci malefici, fremi anche tu. Nella mente prepotente idea, che travolge come la marea. Non sorprenderti se siamo mostrificati. Senti qui, questo è il grido di Halloween. Resta sempre così, canta un canto mostruoso. Senti qui, questo è il grido di Halloween. Resta sempre così, mostrami. Festeggia al chiaro di luna. Così si fa, vietato avere paura. Pipistrelli e luoghi infestati. Maschere no, mostro il mio vero volto. Vivere ballando nella notte, la paura oltre le porte. Batte il cuore, lo so, ma senti che mu. Sia dolcetto che scherzetto sai, mi diverto più che mai. Non sorprenderti se siamo mostrificati. Senti qui, questo è il grido di Halloween. Resta sempre così, canta un canto mostruoso. Senti qui, questo è il grido di Halloween. Resta sempre così, mostrami chi sei un mostro. Dai, spacchiamo tutto. Aspetta e vedrai. Forza, andiamo e vai. Super veloce, sono Claudine, non c'è problema. Se tu sei qui, io sono immortale. Ma chi sbaglia impara ad ogni età. Io, Frankie, ho un dono e sai qual è? Apprendo veloce e salvi la situazione. Sono Cleo, inarrestabile, indistruttibile. Non mi arrendo. Laguna già, pregi e difetti. Guardati le spalle se non ci rispetti. Siamo mostrificati. Senti qui, questo è il grido di Halloween. Resta sempre così, canta un canto mostruoso. Senti qui.